Eccoci qua. Questa volta voglio narrarvi la storia di quel signore che tappava le bottiglie. Ed io vi racconterò la storia di quella signorina che attaccava le etichette, che poi è la stessa storia. Lui lavorava nelle acque minerali, dove tappava tre bottiglie in un secondo, e le incollava le etichette alle bottiglie. Che gli passava lui, che gli passava lui. Lei lo guardava e credeva possesso, invece era così tanto innamorato, che non parlava ma tappava le bottiglie. E le passava lei, e le passava lei. Lui tappava le bottiglie, le incollava le etichette. Ma un giorno a lei le cambiarono il sguardo, e quando lui si voltò con la bottiglia, più non la vide e gli prese un mezzo infarto. Perché non c'era lei? Perché non c'era lei? Per tre tappi di bottiglia, se una famiglia non si formò. Senza di lui lei si stancò, e il principale si dichiarò. Le accondiscese per tre tappi di bottiglia, povera figlia non disse no. Lui tappava le bottiglie, le incollava le etichette. Lui tappava le figlie, appena un sale si tappava una barbera. L'aria tappava lui, l'aria tappava lui. Ma una cicchia lo sistemò. Da cameriere pronto il lavoro. Venne chiamato per un gran fidanzamento. Ma che tormento era di lei. Lui tappava le bottiglie, lei portava la borsetta. Vicino a lei lui si fermò e una bottiglia per lei tappò. Come d'incanto lei una lacera etichetta dalla borsetta fuori tirò. Lui riattappa la bottiglia, lei ci incolla l'etichetta. Con un tappo e un'etichetta di bottiglia, una famiglia si riformò.